Dico, con stupore, sento quelle affermazioni, perché per un motivo molto semplice, oltre al fatto che anche sul punto nascita, non soltanto da parte di questa amministrazione, non soltanto da parte del Consiglio Comunale, con tanti ordini del giorno che sono stati puntualmente trasmessi alla Presidenza della Regione, ma anche alcuni singoli consiglieri, ricordo per esempio il consigliere Pigliano, che credo anche molto spesso abbia scritto, noi abbiamo sempre sollevato il problema. Abbiamo sempre chiesto, anche rispetto all'aspetto che il Presidente ha puntualizzato, parlare di 10 parti all'Ipari come se ci siano 10 parti all'Ipari perché la cittadinanza di Lipari abbia deciso, chissà per quale motivo, di andare a partorire fuori, ha veramente dell'incredibile. Per il semplice motivo che ci sono 10 parti all'Ipari perché la dirigenza, perché l'ASPA ha indirizzato la struttura di Lipari a non far partorire a Libano, a far partorire il meno possibile. Per questo ci sono 10 parti. E Fondi d'emergenza. non avrebbe potuto fare altrimenti. Perché se ancora oggi noi abbiamo, cosa che abbiamo sollevato fino all'ultima commissione, che a differenza del Presidente, noi riteniamo un passaggio importante, e se ancora oggi noi abbiamo un ginecologo soltanto e abbiamo una carenza per quanto riguarda gli anestesisti, oppure abbiamo un centro di raccolta sangue che non può fare le prove di compatibilità, è chiaro che questo è un disincentivo al parto all'Ipari e costringe al parto soltanto nel caso di emergenza. Di conseguenza dire che la deroga è insostenibile perché ci sono soltanto 10 parti. E comunicargli oggi solo che ci sono 10 parti, come se questo fosse stato determinato dai cittadini e non dalla regione siciliana e dall'ASL, e quindi questo rende insostenibile la richiesta di deroga, e dal mio punto di vista veramente dell'incredibile. Io, insieme al vice sindaco, siamo qui, dico al vice sindaco in modo particolare perché è coinvolto anche come voi sapete, in prima linea, per quanto riguarda, il discorso dell'acqua. Non abbiamo apprezzato per nulla quell'intervista. Mi arrivano notizie dicendo che non si è attribuita, all'amministrazione chissà quale responsabilità, mentre invece il messaggio che ho recepito io, vedendo quell'intervista, è stato, un messaggio rispetto al quale sembra che questa amministrazione, sia sul discorso del punto nascita, sia sul discorso dell'idrico, non abbia fatto un'adeguata azione di, sensibilizzazione presidente o del governo regionale, ed è assolutamente falso. Lo dimostrano gli atti, lo dimostrano l'attività svolta da questa amministrazione, lo dimostrano le continue riunioni, lo dimostrano le continue note e devo dire anche le risposte che, se non dalla Presidenza, sono arrivate spesso dagli uffici. È un lavoro continuo che noi abbiamo condotto con gli uffici regionali, quindi non, assolutamente non accettiamo questa etichetta che ci offende anche nel modo in cui noi operiamo. Possiamo essere considerati adeguati e inadeguati in alcune cose, alcune cose ci riescono o non ci riescono, però dire che l'amministrazione non è stata, o i consiglieri comunali, o la deputazione, o la politica locale in generale, non sia stata in grado di rappresentare un problema che è stato emergenziale e che è andato, anche grazie a voi, su tutti i giornali l'anno scorso, con l'attività dell'amministrazione per assicurare il minimo di servizio idrico nella stagione turistica, e con l'attività svolta quest'anno molto prima per non trovarci nella stessa emergenza, è veramente ingiusto nei nostri confronti. Poi,